è la comunità attorno alla quale si svolgono tutte le vicende legate al romanzo di Pierluigi Vignali. Quindi quello che posso dire è che dopo aver letto questo libro, oso con un po' di orgoglio pensare che fra Gaglione, fra Filardo e fra Alberto guarderanno con una certa benevolenza quello che oggi la Pia Fondazione sta facendo un po' a favore delle comunità di Malegno e di Civitate, e per rubare un po' il termine del romanzo a Pierluigi, dell'intero contado, così come faceva ai tempi la Domus dei Padri umiliati a favore di tutte le popolazioni qui della Valle Camonica, che con la loro manifattura, con la lavorazione della lana, poi, come vi spiegheranno l'autore e gli autori del libro, avevano fatto ai tempi a favore delle comunità della nostra valle. Quindi io ringrazio in modo particolare l'autore per aver scelto questo luogo e noi confidiamo così di continuare a fare così, con impegno, quel lavoro che anche gli umiliati a loro tempo facevano a favore delle nostre comunità. Buongiorno, anche per me è un motivo anche di soddisfazione essere qui oggi perché si conferma sempre di più una grande vivacità culturale del nostro territorio. Oggi parliamo di un libro che nella forma di un romanzo storico affronta un periodo ben preciso della nostra storia. E Milani, in tutti gli incontri che ha avuto anche con noi nel distretto culturale, ha sottolineato la soddisfazione di vedere intercettato in questa sua ricerca un carattere dei Camuni, un carattere dei Bresciani, e quindi l'aver trovato nella ricerca storica le fondamenta di una situazione che ancora oggi è presente, cioè quella di una grande laboriosità del nostro territorio. E pochi giorni fa abbiamo affrontato un altro tema, che era quello delle vicinie, quindi un tema legato ai sistemi di organizzazione sociale, appunto del nostro territorio, che ha ancora conseguenze, ancora presenze, le vicinie sono ancora presenti ancora oggi nella, organizzazione di alcune comunità. Queste ricerche storiche sono evidentemente un grande arricchimento della nostra valle, per la nostra valle, e continuano a stratificarsi elementi di conoscenza, elementi di consapevolezza che sono la vera situazione utile per poter ancora oggi fare delle scelte corrette. Questo è il tema. Aumentare le consapevolezze, la consapevolezza, la cultura, se non diventa consapevolezza, credo abbia poco valore e poco senso. E queste ricerche ci portano a capire chi siamo, da dove veniamo e cosa è utile fare, quali sono le scelte utili fare per il futuro. Quindi ringrazio molto l'autore che ha fatto molti percorsi già di ricerca, sempre anche in una forma molto originale che è quella del romanzo. Il romanzo è un modo anche per entrare proprio nell'atmosfera di un periodo storico, ma è ricchissimo di elementi, di informazioni che hanno il valore di una vera e propria ricerca. Se voi guardate il libro è pieno di note a più pagina di grande valore anche documentale. Quindi grazie per, non vedo, complimenti per la ricerca. Siamo, come dice il riferimento alla laboriosità, siamo davvero un grande laboratorio e questa è una bellissima notizia per il nostro territorio. Grazie a tutti. Allora, il parroco Don Beppe della parrocchia di Civitate Camuno e di Maligno, perché prima non l'avevo presentato, per quello. No, non volevo ribaltare la scaletta passata davanti ai sindaci e men che meno portare via la poltrona al presidente della mia fondazione, ci mancherebbe. No, soltanto proprio un saluto perché dovevo scappare perché il sabato domenica i preti sono i 2 giorni in cui dicono si lavora un po' di più, ecco, quindi abbiamo qualche impegno. E mi fa piacere
essere qui comunque e aver ricevuto poi anche il libro da Pierluigi e averlo letto almeno da parte, perché per due ragioni. La prima, perché la Pier Fondazione, come si una volta, è sulle famose terre di mezzo, per cui unisce due realtà, Cividate e Mariglio, da secoli, e quindi questo è un invito a essere capaci di vivere la comunione, essere uniti, andando al di là dei confini, andando al di là delle nostre singole piccole o grandi visioni che abbiamo della nostra vita e della nostra società. E quindi il cammino che si sta anche vivendo, adesso parlo a livello di parrocchie, è un piccolo segno di questo sforzo iniziato già tanto tempo fa, di essere uniti nella diversità che ci contraddistingue e che diventa una bella ricchezza per ognuno delle due nostre comunità. La seconda cosa che mi pare bello sottolineare è che il libro lo descrive, è che possiamo dire che la fantasia delle persone e dell'umanità non finisce mai, perché questa traduzione del motto benedettino ora te lavora in una accezione nuova, che non era quella soltanto di stare in convento, pregare, lavorare e fare gli amanuensi, ma uscire e mettersi in mezzo alla gente, condividere il lavoro, la fatica e soprattutto recuperare in termini economici il prodotto che veniva venduto e utilizzare le risorse per una distribuzione equa, soprattutto a chi era nel bisogno, credo che sia una intuizione bella di allora che ritorna attuale anche oggi. Ci si riempie sempre la bocca oggi dicendo che bisogna avere un'economia più giusta, che bisogna essere attenti agli ultimi, ai poveri, a chi è nella difficoltà. Ecco, questo era già vissuto ai tempi in cui è ambientato il romanzo, in realtà è scritto ancora nel Vangelo, quando si iscrive alle prime comunità cristiane, si diceva che dividevano i beni che avevano e vendevano tutto ciò che avevano per metterlo a disposizione di chi era più povero. Quindi secondo me è proprio bello anche questa immagine per dirci che forse anche oggi, con le nostre capacità, con le nostre risorse, con la nostra intelligenza, dobbiamo rileggere la nostra storia, la nostra vita, i nostri rapporti personali, uscendo dal nostro mero egoismo e aprendoci un po' alla dimensione un po' più collettiva e caritativa in cui viviamo e che abbiamo estremamente bisogno oggi, perché tante povertà, non solo materiali, ci sono. E allora il rileggere gli umiliati anche in questa direzione credo sia una bella prospettiva di impegno sociale e anche comunitario dal punto di vista cristiano, che non deve essere dimenticato, altrimenti credo che davvero tante sono le parole, ma poi se non le traduciamo nei fatti rimangono pure parole che non incidono nella vita di nessuno. Quindi grazie per questa opportunità del libro romanzo com'è, ma soprattutto per le intuizioni che ci vengono riportate, che sono attuali anche oggi. Allora, è il sindaco del comune di Cividate, Ballardini, prego. Grazie. Niente, porto anch'io i saluti dell'amministrazione comunale di Cividate, che qui rappresento. Come già ricordato Don Giuseppe, la Pier Fondazione è un luogo al confine tra le comunità di Maregno e di Cividate ed è uno dei tanti momenti di incontro tra le nostre comunità, e non solo, perché la storia della Pia Fondazione abbraccia la storia di tutta la Valle Camonica. Voglio semplicemente aggiungermi ai complimenti che già sono stati fatti all'autore Pierluigi Milani. Non ho ancora letto il libro, ma sono veramente molto curioso di poterlo leggere, e voglio dargli il miglior augurio e il miglior incoraggiamento per proseguire nella sua opera preziosa e apprezzatissima di autore. Grazie a tutti. Adesso il sindaco di Maregno, Paolo Erba. Grazie mille. Due o tre robe veloci se riesco. La prima è che la pensione sta facendo bene a Pierluigi, nel senso che dai pochi mesi, c'è la mascherina, c'è la in questi pochi mesi stai affrontando le tante cose, oltre a questo libro, anche la passione per i nostri musei, anche qualche idea che non svegliamo
per questo territorio, con la passione di un ragazzino, questa cosa è bellissima, nel senso che ci ringrazia, ci rende felici e fieri di essere tuoi compaesani. E la seconda è, condivido anch'io la scelta di scegliere Pie Fondazione come il luogo in cui viene raccontata questo romanzo storico. Pie Fondazione è un luogo di unione, c'è anche dietro l'idea che è così da migliaia di anni e che ci farebbe bene ricordare anche a noi che ogni tanto ci tocca temporaneamente fare politica, che uno dei motivi per cui si gestiscono le cose di tutti è che nessuno deve restare indietro, che è quello che ce l'ha scritto nel DNA Pie Fondazione, che c'è in sottotraccia in questo libro e che insomma speriamo di riuscire a fare anche noi. L'altra roba bella di questo libro è un po' il riportare l'idea che fare cultura bene, basandosi sulle fonti, sia un valore aggiunto e non una cosa negativa. Noi abbiamo un rapporto strano con la cultura. Fino a cent'anni fa, chi faceva cultura in paese era uno importante, cioè chi aveva studiato di solito aveva dei ruoli significativi. Abbiamo attraversato i maledetti anni del dopoguerra in cui chi ha studiato era meglio che non studiasse, perché insomma c'era l'idea che tutto sommato la cultura non servisse se non a far sapere che ce l'avevi. La cosa bellissima di questo libro è riuscire a mixare le due questioni, cioè il fatto di raccontare con una logica comprensibile a tutti una questione che è poi, cioè, quelle che sono le radici su cui fondiamo la nostra esistenza. Ed è bellissimo, lo diceva già Emilio, ma lo riprendo, l'utilizzo delle fonti. L'idea che tutto quello che tu dici viene raccontato e riportato e basato su fonti certe, leggibili e certificabili. E visto che è un periodo in cui facciamo un po' fatica a basare le nostre teorie su fonti certe, è anche bello utilizzare un escamotage retorico come quello del romanzo storico per dirci che la cultura è un dato necessario per capire quello che ci succede adesso per costruire il futuro. Allora, grazie a tutti i rappresentanti delle istituzioni. Stiamo attraversando un momento di attualità, un po' di pericolosità, nel senso che i venti di guerra spirano anche nelle nostre terre, nel senso che già in questi giorni ci sono manifestazioni. Ieri sera, ad esempio, ce n'è stata una a Malegno per dire no alla guerra. E stamattina, con l'iniziativa che c'è stata di presentazione, di anticipazione, diciamo così, del libro, con la visita alla chiesa di Santa Maria al Ponte, c'è stata l'occasione anche lì di fare comunque un momento di preghiera con una santa messa insieme a Don Giuseppe delle due parrocchie. Per cui ecco, non è sicuramente un bel momento quello che stiamo respirando in questi giorni, e mi sembrava giusto comunque ricordarlo, perché sia la nostra associazione, sia comunque i comuni e le amministrazioni comunali e gli enti religiosi, tra cui Papa Francesco, che comunque è il massimo rappresentante della Chiesa, siamo sensibili su questo argomento. Per cui io ringrazio di nuovo la Pia Fondazione, il Comune di Malegno, il cui stemma, ricordiamoci, che a differenza di molti altri comuni, ha scelto per rappresentarlo una pecora che esce dall'ovile, per cui un simbolo mite da questo punto di vista rispetto ad altri simboli che rappresentano rapaci o predatori. Il comune di Cividate Camuno, un comune che ci ha accolto già negli anni 2000 con la sede del nostro archivio storico e che ringraziamo anche per questo, per cui siamo lì ormai da più di 20 anni. E la collaborazione, come dicevo prima, con Don Giuseppe Stefini, che ha celebrato stamattina la messa,
E poi la collaborazione con le amministrazioni, con la comunità montana, ma anche la sponsorizzazione di questo libro della FEDAGO e di Valle Camonica Servizi e Vendite. Poi ci sarà anche il turno del nostro Claudio Dragaglio, professore, è uomo politico, uomo di scuola, uomo di anche amministrazione, perché ha collaborato tantissimo anche nell'amministrazione di Brescia, del Comune di Brescia, giornalista. Ci ha anche accompagnato in una serie di seminari che abbiamo svolto in questi anni, per cui è un nostro riferimento dal punto di vista culturale, sia per la formazione, ma anche per questi momenti culturali che ci accompagnano. Ad esempio, Claudio Bragaglio è esponente del PD in Lombardia, ha lavorato a livello di provincia per il sistema pubblico dei trasporti e come dicevo prima, anche come professore a scuola. E invece Pierluigi Milani, diciamo così, fa parte dell'Islandi da quando si è costituito, per cui dagli anni '80, ne è stato sia fondatore, sia socio e sia presidente dell'Islandi per un trentennio. Per cui noi lo chiamiamo merito uno per questa cosa. Ha pubblicato tre diari di viaggio nelle terre del Nord America, di cui Destinazione Pennsylvania nel 2000, Sognando Monongahela nel 2002 e L'America nello specchio 2004, che è stato edito dal Circolo d'Islandi. E poi ha un po' iniziato ad attraversare quello che è il romanzo storico, per cui col romanzo politico Il Noir, Il caso Zebieta, ambientato nella Polonia corrucciata di Walesa e Jaruzelski. Nel 2011 il romanzo storico Riaperti cielo le due febbri che sconvolsero le Alpi, ambientato proprio a Malegno Cividate, per cui è stato il primo e non solo a livello di territorio proprio camuno. E nel 2013 qualcosa di noi sulle migrazioni, per cui è dedicato all'epopea emancipatoria dei minatori del bacino carbonifero del Monongahela River. Nel 2016 è stata la volta di un romanzo preistorico, stavolta Bellur, l'amore alle prime armi. Nel 2019 con l'edizione Book Sprint si è avventurato invece in un futuro, prossimo venturo, con il romanzo fantascientifico L'algoritmo ribelle, già troppo tardi. Ha un sito blog, Pierluigi Milani WordPress o Milani Pierluigi WordPress.com, e questo nuovo libro, Nessuna elemosina più preziosa di quella che si fa col frutto del proprio lavoro, è stato edito dal Circolo Culturale di Islandi. Ha avuto come, diciamo, consiglieri, tra virgolette, Giovanni Ernesto, e che ringrazia anche alla fine del romanzo, sia Riccio Vangelisti per alcune parti che gli ha potuto suggerire appena iniziata la scrittura, che l'ha iniziata circa due anni fa, e Giovanni Ernesto Penaroli, ma anche Giancarlo Manculotti, che ha dato una prima lettura del romanzo e di cui comunque si è complimentato con l'autore. Il Circolo di Islandi, come sapete, è un'associazione, come dicevo prima, che ormai ha una quarantina d'anni. Ha pubblicato numerosi volumi di storia sociale, politica e economica, promuove conferenze, dibattiti, cicli seminariali e per questo nuovo libro sta valutando di iniziare a pensare a una nuova collana all'interno delle pubblicazioni che cura, per cui una dedicata al romanzo storico. L'immagine di copertina di questo volume sono due immagini molto particolari, una legata alla lavorazione della lana e lo stemma dell'Ordine degli Umiliati. Allora, perché un romanzo storico? È molto interessante questo a pensare. Generalmente il romanzo storico è un po' sbeffeggiato
l'associazione, oppure il discorso proprio di dire, insomma, racconti la storia sotto forma di una storiellina. In realtà il romanzo storico nasce nell'Ottocento con la pubblicazione del fortunato Ivanhoe, dello scrittore scozzese Walter Scott, e da lì c'è stato un susseguirsi di produzioni di romanzi storici, tra cui in Italia I Promessi Sposi di Manzoni. Non voglio qui equiparare il romanzo Et Labora a quel, però è una corrente, è un tipo di genere letterario che ha fatto la sua fortuna e che la sta facendo ancora tuttora. Perché? Perché è costruito in modo molto particolare, in cui i personaggi, cioè in cui l'autore generalmente fa una ricerca per quanto riguarda la storia e gli avvenimenti e predispone i suoi personaggi con delle ambientazioni, con delle caratteristiche proprio di quel periodo. Per cui è interessante poi all'interno del volume anche la dedica ai genitori che fa Pierluigi Milani, a Vittoria Antonia Rosa Trolette e Mario Milani, nati e cresciuti tra mille traversie e gioie nel territorio tra la gente dei borghi di Cividate Camun e di Baneggio, proprio per riunire i due centri abitativi, per cui è molto bella anche questa dedica. Adesso entriamo in quello che è il romanzo. Con questa breve citazione di Giacomo di Vitry, 1180-1240, parla degli umiliati. Lasciano ogni cosa per il Cristo, si radunano in diversi luoghi, vivono del lavoro delle loro mani, predicano con frequenza la parola di Dio e volentieri l'ascoltano, perfetti e stabili nella fede, efficaci nelle opere. Siffatta religione si è tanto moltiplicata nell'episcopato milanese che ha creato 150 congregazioni conventuali di uomini da una parte, di donne dall'altra, senza contare coloro che rimangono nelle proprie case. Allora, nel fatto di copertina, Pierluigi pone al lettore una serie di quesiti, le cui risposte il lettore troverà poi nella trama del romanzo. E soprattutto queste domande troverà le risposte in questo apparato molto corposo e nutrito di note a più pagine. Per cui l'ordine tripartito degli umiliati, il rapporto con le tante eresie, le relazioni con l'ortodossia pontificia, con le sue relazioni vescovili e privatiche, le gerarchie nobiliari. Ma non solo, racconta in questa trama i circa 30 giorni che i due protagonisti principali, Gioania e Filardo, dalla Valcamonica vanno a Brescia e rientrano poi in territorio camuno. E questo viaggio è un po' un viaggio che fa crescere Gioania, lo fa entrare in relazione con un altro da sé e che gli permette però di conoscere anche se stesso e di entrare in quella che è un po' anche la vita, il mondo della vita, le opere, avere a che fare con adulti, ma anche rispetto a lui perché è molto giovane, e anche col mondo della città. E della buona parte del passato, ma guarda, presente al futuro, come può incogliere il lettore. L'ambientazione del passato non è soltanto una cornice vuota, ma un espediente letterario che si mescola le vicende e che in un certo qual modo le governa. Milani intreccia le storie dei protagonisti e tratteggia un'immagine dell'epoca corrente e affascinante. Ogni voce si muove infatti all'interno di una realtà complessa e stratificata. Se da un lato spiccano i grandi protagonisti delle epoche remote, dall'altro vengono narrate le vicissitudini di uomini e donne generati dalla fantasia dello scrittore. Questi ultimi sono spesso i protagonisti della vicenda, persone semplici che si muovono all'interno di un periodo storico governato dalle sue particolarità politiche e sociali, dove la storia è la vera protagonista della vicenda e non mancano però colpi di scena da far trattenere il fiato fino all'ultima pagina.
Milani si interroga sull'influenza del passato e delinea l'ipotesi per cui l'origine della propensione lavoristica e solidaristica dei Lombardi sia da imputare al movimento degli immigrati, diffusisi nelle pianure delle valli lombarde nei secoli XII e XIII, di cui confraternite a partire dal 1170 indussero i Lombardi all'etica del lavoro, proponendolo come lievito della società umana, suggerendo che ci sia un legame tra l'epopea laburista degli umiliati e la propensione dei Lombardi a una società basata sull'ora e il lavoro, organizzato, tenace e comunitario. Per cui, come dicevo prima, 35 giorni vissuti dai protagonisti del romanzo nella Lombardia dei secoli dal XII al XIV secolo. Allora, nell'apparato delle note possiamo trovare spiegato tutta una serie di informazioni molto precise, le cui note Pierluigi è riuscito a ricostruire proprio quasi un libro di testo di storia di questo periodo, ma anche delle curiosità molto interessanti, per cui l'origine di tanti toponimi di montagna e di pianura con le desinenze Egno, Ogno, quali erano le domus umiliate dell'Alto Corso dell'Olio, i rapporti con le vicine, la nobiltà della Valle Camonica, Papa Innocenzo III, il rapporto che esisteva tra la confraternita degli umiliati e i movimenti reticali sviluppatisi dopo l'anno 1000, il riferimento a Vizio Daniardo, che è ricordato come santo guerriero, e poi via di seguito ulteriori curiosità potrebbe concernere la scansione benedettina delle ore quotidiane rispetto alle ore nostre, per cui molto curioso è quello in forza della quale le 6 del mattino corrispondevano all'ora prima. Per cui un mondo segnato da modalità diverse di vivere il mondo e che qui nel romanzo riusciamo veramente a vivere. E allora adesso chiamo un po' la storia degli umiliati. Gli umiliati sono un ordine monastico che ebbe origine da un profondo desiderio di rinnovamento spirituale in un'epoca la cui chiesa era corrotta. La loro comunità era formata da intere famiglie che si dedicavano alla coltivazione dei campi e alla lavorazione della lana con sistemi innovativi per l'epoca. Possedevano le uniche macchine del circondario che rendevano possibile la trasformazione della lana in feltro. Una cosa interessante che ho letto rispetto a questa ricercatrice Caterina Bruschi, in un proprio contributo rispetto alla ricerca che aveva fatto, evidenzia come ci sia un problema storiografico nella ricostruzione della storia degli umiliati, perché è difficoltoso reperire la documentazione dispersa sia in archivi minori che in archivi religiosi di un'informarla. Allora, sostiene che gli umilianti non ebbero mai una regola fissa e accettata uniformemente da tutte le diverse sedi. Le origini di questo movimento ordine, come lo possiamo chiamare, sembrano essere individuabili in una larga casistica di messaggio di povertà e lavoro. Solo l'adozione di alcuni capitoli della regola benedettina conferirà uniformità generica a queste esperienze. Pensate che l'esperienza degli umiliati termina con la dissoluzione legale del ramo maschile nel 1571. Il ramo femminile invece rimarrà in vita fino a tutto il XVIII secolo. Allora, io a questo punto darei la parola a Claudio Bragaglio. Avrei completato, avrei altre due o tre cose, però magari ne tengo per fare delle domande, e che ho già presentato, per fare una, essendo fatto tu. Si può stare in piedi? Come può stare anche in piedi, è importante. Visto che sei stato il curatore della prefazione del volume, e tu sei letto, molto interessante la prefazione Poveri Cristi, questo qui mi è rimasto molto impresso come immagine, e non solo, ti darei la parola. Grazie. Grazie Presidente, grazie
dottore ampiamente, e poi costringeremo a prendere la parola, a farlo con gli esponenti delle comunità locali. Già alcune considerazioni sono state introdotte per capire l'importanza di questo romanzo storico. Parto anch'io da questo spunto. Quando Pierluigi mi ha detto di questo romanzo, professionalmente, al di là della grande amicizia che mi lega a lui, ho cominciato la lettura. La lettura di solito si comincia con un certo punto interrogativo per capire se ha valore, più o meno incisivo, se ti prende. E man mano scorrevo le pagine del tantino scritto che mi aveva mandato, ho avuto una certa sensazione alla gola, cioè come se nello scorrere delle pagine ci fosse qualcosa, qualcuno che mi stringesse la gola al punto tale da non mollare la presa fino a che sono arrivato all'ultima pagina, con una forma di coinvolgimento di queste due storie parallele che si intrecciano in maniera molto feconda nella lettura di passaggi, alcuni sono già stati ben ricordati, in particolare dalla nostra Presidente, che è la storia degli umiliati. Quindi in un ordine un po' particolare che dalla storia è stato cancellato. Noi conosciamo meno male molti ordini a cui peraltro più direttamente si rifanno gli stessi umiliati, quindi corretto lavoro, cioè prega e lavora e prega, ma poi tutti gli altri ordini che peraltro nella storia si intrecceranno in maniera assolutamente da contrasto con gli stessi umiliati, quindi i francescani e i domenicani. Perché gli umiliati rappresenteranno un punto di tensione e di rottura nella storia della Chiesa, con un Papa, ci ha ricordato, Innocenzo III, che legittima la regola dell'ordo umiliatorio, cioè dell'ordine degli umiliati, ma nel contempo Lucio III stabilisce più o meno che gli umiliati sono come i catari, come gli arnaldisti, nostro Arnaldo da Brescia, come i pauperisti milanesi, gli straccioni milanesi, che erano tutti un po' mendicanti, un po' pauperisti, che si sono sì intrecciati con l'ordine degli umiliati, ma con una caratterizzazione assolutamente diversa dalla storia degli umiliati. Ci veniva ricordato, gli umiliati ponevano un accento significativo, oltre che sull'ora, la preghiera, quindi l'accostamento mistico al messaggio cristiano, il tema del lavoro. E nella laboriosità che ha caratterizzato molte terre, compresa quella bresciana e lombarda, c'era il tratto distintivo della redenzione religiosa. Quindi non era un atteggiamento misticheggiante, cioè la salvezza intesa come contatto con Dio, quasi un contatto esclusivo che il singolo ha nei confronti di Dio, ma era un rapporto fecondo attraverso la laboriosità, perché la laboriosità era la vita nel mondo. E una delle cose più importanti che dirà Filardo, quando in questo viaggio che ci ricordava prima Mariella, per fatto e per ragioni che io mi limito ad accennare, perché il bello del romanzo non sta di avere nelle mie parole il riassunto del romanzo, ma l'individuazione di alcune tracce, perché il bello di questo romanzo, augurandovi che vi prenda la gola come ha preso il sottoscritto, è proprio nella scoperta delle cose che non dico. Quindi io individuerò delle tracce
E una di queste tracce è proprio la crescita di questo pecoraio balbuziente, Giovanni, che si aggrega a questo minuscolo gruppo di due frati, il priore di Santa Maria, ovviamente Finardo, che è già stato ben citato, per fare un viaggio, su cui dirò due parole, verso Brescia. E il messaggio qual è? Il messaggio di Finardo è molto forte ed è un messaggio del XIII e del nostro secolo. Chi rinuncia all'impegno nel mondo legittima la logica della prepotenza. Chi rinuncia all'impegno nel mondo, quando anche pregasse, legittima la prepotenza. E la prepotenza di cui il romanzo parla è la prepotenza di una delle più grandi famiglie che ha caratterizzato la storia camuna e più in generale la storia bresciana e non solo bresciana. C'è il ramo dei Federici. Questo riferimento è l'esperienza di Bellina. Il contrasto che il priore avrà, che la comunità di Santa Maria avranno, sarà proprio contro i Federici, o meglio i Federici contro gli umiliati di Santa Maria, e nello snodarsi di questo romanzo emergeranno, come emergono anche in queste ore, ovviamente su scala più ridotta, ma nella stessa logica, forme di sopraffazione, di vera e propria delinquenza politica, di tentativi e in alcuni casi riusciti di soppressione fisica delle persone e dei frati stessi. Questo stare nel mondo, dice l'autore, perché qui è l'interpretazione dell'autore, perché parla del 1300, 1200, 1300, ma allo sguardo di oggi, ci porta ad una riflessione di un poeta famoso che si chiama Thomas Eliot, che ha scritto un poema un po' particolare che si chiama La terra desolata. Non solo desolata, ma quasi abbandonata. Quindi nella desolazione c'è persino l'abbandono. E che cosa dice questo poeta? Dice che il tempo del futuro nasce dal tempo del passato. Vuol dire cioè che noi, leggendo la storia del XIII secolo, riusciamo a capire cose che si proiettano nel nostro presente, perché il futuro di allora è il nostro presente. E quanto prima dicevo di questo messaggio cristiano, che è un messaggio cristiano potente, non è il messaggio della Chiesa e dei credenti del tempo, perché l'intero romanzo è la storia vera, quando anche romanzata, delle profonde divisioni che hanno attraversato al limite della guerra civile la Val Camonica e la città di Brescia. I frati contro la curia vescovile e i signori del tempo, i Federici, contro i Guelfi del tempo, e all'interno della stessa Chiesa il divaricarsi della dinamica e dell'atteggiamento di avere questo rapporto di impegno o meno, perché noi vedremo che nello sviluppo del romanzo i peggiori nemici dei nostri più cari protagonisti sono persone della stessa fede e della stessa credenza religiosa. Questo è lo specchio vero, perché l'esperienza dei Cateri, che vengono in qualche misura accostati
a Fra Filardo, al priore di Santa Maria, ma di cui Filardo poi, parlando in questo viaggio con Giovanni, il balbuziente, uno a cui avevano rubato le pecore, l'avevano lasciato sul lastrico, quasi privandolo dell'unico affetto che era riuscito a immaginarsi allora, neppure praticando, con Giuditta, e si accompagna a questi due frati, ma in particolare a Fra Filardo, e l'ho definito viaggio iniziatico. Questo viaggio iniziatico è il viaggio in cui una persona intelligente, come il pecoraio balbuziente, afferra il senso di questo messaggio religioso, che è un messaggio di emancipazione. L'autore usa questo termine, forse che allora neppure esistesse, ma è una chiave interpretativa, a mio modo di vedere, molto intelligente, che Milani ci oppone. Perché alla fine di quel viaggio, il pecoraio balbuziente, quando ritorna, avendo salvato attraverso il suo impegno la realtà delle possibilità della ricostruzione della domus distrutta dall'azione, si rende conto di essere un'altra persona. E la metafora dell'autore è addirittura commovente, cioè perde la balbuzia. Cioè a un certo punto è un'altra persona, non perché il pecoraio non sia più un pecoraio, ma perché è un pecoraio che attraverso il messaggio cristiano, nella chiave interpretativa di Filardo e in polemica con altri umiliati della città, in polemica con la curia, in polemica con altri cristiani, a cominciare dall'accasato dei Federici, che derivano dalla più ampia esperienza del casato dei Martinengo, e dà l'idea di questo viaggio iniziatico come un viaggio, appunto, uso il tuo termine, di emancipazione. Ma la metafora è una metafora che va oltre. Perché? Perché gli umiliati non erano frati che operavano nei monasteri, ma operavano nelle domus. Le domus cosa erano? Case. C'era lo sviluppo di attività produttive, in particolare la lavorazione della lana, nel follo, nei folli, e quindi era lungo i percorsi dell'acqua, come qui, il canale, il fiume che esce, e ovviamente noi. Che cosa succede? Succede che il patatrac, l'alluvione, spazza via tutto, non ci sono le risorse per recuperare e rimettere insieme le manifatture, si decide di andare a Brescia, dove c'era una grande esperienza degli umiliati di Brescia. Consentitemi una parentesi. Io ho conosciuto gli umiliati, vergognandomi un po', avendoli sostanzialmente ignorati. Perché studiando la storia di Brescia, in molte situazioni incontravo gli umiliati senza riconoscerli, come capita a noi spesse volte. Vedi 100 volte una persona che non ti accende nessuna curiosità e ti stupisci che l'hai avuta vicino a te senza neppure accorgertene. Questi umiliati perché spariscono? Perché vengono soppressi. E c'è proprio la damnatio memoriae, cioè vengono cancellati. Quindi, parlando di francescani, di domenicani, ovviamente di gesuiti e via via elencando tutti i santi ordini, ma anche quelli ereticari, quindi catari, eccetera, eccetera. Ma quando si parla dei catari, tutti si accendono, quando anche magari non si conoscono, perché si sa che i catari sono stati massacrati in una misura sterminante in Francia, in una misura di decine di migliaia.
E tutti ricordano una frase che fa venire, per dire cioè, del modo come si può interpretare diversamente e in maniera oppositiva il messaggio cristiano e del Vangelo, che la repressione era una repressione che veniva dall'alto, cioè non è che fossero in Mauretania, no, no, erano vertici della Chiesa nel tempo. E nel dubbio, la risposta che fa venire il brivido era quello di ucciderli tutti. Ma come tutti? Donne, bambini? Sì, tutti. Ma tutti, tutti? Sì, perché sarà Dio davanti ai morti a decidere quelli che erano gli eretici e quelli che pur ammazzati non lo erano. Che ammazzateli tutti. Che Dio avrebbe deciso in Parlamento o per la damnazione o per il paradiso, ma non era scrupolo degli uomini passare a fin di spada tutti quanti, cosa che non ha compiuto, non si è compiuta con l'umiliato. Quindi non c'è stato nemmeno un elemento di ferocia nella storia che in qualche misura abbia, diciamo, segnato in maniera evidente una cosa che è impossibile dimenticare. No, gli umiliati sono stati cancellati. Io ho scoperto gli umiliati perché, incuriosito del corso dei fiumi dell'acqua sotto il sottosuolo di Brescia, e ho cominciato a studiare il sottosuolo di Brescia. Il Garza, il Bova, il Celato, un po' dell'acqua del Mella che veniva incanalata verso Brescia. Ho scoperto gli umiliati così. Perché gli umiliati hanno costruito le loro domus, che erano poi case frequentate da maschi e da femmine, proprio lungo i corsi d'acqua, così come nel palazzo incontra questi passaggi fra Filardo quando si interfaccia con la più grande comunità, che è quella di San Luca. E cioè quando, distrutto qui tutto quanto, bisogna andare a chiedere aiuto agli umiliati di Brescia, che erano una grande comunità. Quindi le costruzioni sono lungo il fiume. C'è la comunità di San Bartolomeo, lungo il Molin del Brolo, grosso modo dove c'è via Angoletto adesso, e poi quella di San Luca. Molti di voi forse si chiederanno: dov'è San Luca? Quando me lo sono chiesto pure io, è come se avessi incontrato 100 volte una persona di vederla per la prima volta. Perché San Luca, che si chiama Crociera di San Luca, è il famoso cinema Crociera che a Brescia è davanti al Teatro Grande, dove chi ha la mia età e la mia storia sa che abbiamo fatto dentro centinaia di iniziative. Il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito PDS, la Democrazia Cristiana pure, perché era uno dei teatri più conosciuti, più frequentati, oltre che per le proiezioni, anche per le attività politiche. Quindi il cinema Crociera non era nient'altro che la Crociera di San Luca. Qui, a poche centinaia di metri, è vissuto Tovini, Giuseppe Tovini, davanti proprio alla parte romana, molto bella tra l'altro, le Cividate. Qui eravate nel cuore, lungo la via Valeriana della civiltà romana, di qui e di là, Malvolio. E Tovini, che abitava proprio lì, è sepolto presso la cappella, la chiesa di San Luca. San Luca è stato il primo grande ospedale fuori dalla città, perché allora era fuori dalla città, che poi è stato trasportato da un'altra parte di vicino in via Moretto, ma questa Crociera di San Luca, San Luca era esattamente nata, formata dall'Emiliano. In questo viaggio, già Mariella lo ricordava, è un viaggio che avviene attraverso diverse peripezie. Intanto alle spalle
c'è l'atteggiamento rancoroso, nemico, in particolare 18 dei Federici, o Cavolo, che è tutto un programma. Soprattutto mi consentono il signore e le signorine qui vicino, perché era molto allusivo, diciamo, nel suo rapporto con il sesso di tipo predatorio. Quindi nel leggere questo Bocca d'Oro, Giannotto dei Federici, subito suscita un conato di vomito, perché cerca di uccidere Finardo, e bestia. Cioè il segno proprio della prepotenza. Ma il nostro autore, non so se è proprio stato così cattivo nel dipingerlo, perché a un certo punto questo personaggio così squallido, posso dirlo, mi ha combinato le cotte di frutta e alcune non le ha combinato, perché non è riuscito a combinare, ricava dentro di sé un passaggio che emoziona. È quello di un sentimento coltivato quando lei finisce tragicamente, tra l'altro, e che in qualche misura a volte ci porta a dire che pure nell'animo più depravato possa a volte accendersi una fiamma, una scintilla, che dice che in fondo al cuore anche di queste persone a volte si accende un sentimento. E come è descritto nel libro, è un sentimento persino delicato. Quindi non so se in questo c'è stato un atteggiamento eccessivamente benevolo, quasi miracoloso dell'autore, e in qualche misura è servito a mettere in difficoltà il lettore. Perché noi ormai sintetizzati su un giudizio tranchant contro questo personaggio, alla fine ci mette un po' in difficoltà. Perché pure lui ha avuto un tocco di umanità e di rispetto nei confronti di Lorena e dell'affetto che ha coltivato con questa contadinella e che è finito, come vedrete nel libro. Ma l'ultimo aspetto che vi voglio, gli ultimi due aspetti che vi voglio sottolineare, poi vi fermo, è quello di capire in questo viaggio che vi ha fatto a Brescia, la cosa che ha un riflesso, ha avuto un riflesso, forse oggi un po' meno, ma ha avuto un riflesso nel corso di secoli. Quand'anche appartenenti alla stessa storia degli umiliati, quando Fra Finardo espone il proprio problema, e cerca molto, la risposta degli umiliati di Brescia, quelli della Domus San Luca, di cui vi dicevo prima, che è la più importante, rispondono in maniera negativa. E rispondono in maniera negativa con una motivazione che diventerà nella storia degli umiliati sempre più dominante e porterà questa motivazione alla fine degli stessi umiliati. Perché gli umiliati sono partiti come persone umili, laboriose, molto vicine alle persone, di ceto basso e medio basso, odiati, contrastati da coloro che detenevano il potere, sia quello religioso della Curia Vescovile, sia quello delle grandi famiglie, e in particolare dei Federici di cui dicevo. Ma la motivazione che gli umiliati inizialmente danno a Finardo per dire di non finanziare la ricostruzione di Santa Maria qui a Malegno,
è quella di dire: ma se noi vi aiutiamo, ci mettete in difficoltà, perché noi stiamo gestendo le amministrazioni comunali, i tazzi del grano e del sale, provvediamo per la manifattura delle lame, cioè erano già in una fase dove, partiti da umiliati, il lavoro rendeva, come diremmo una parola più vicina a noi, profitto. E questa idea che il profitto potesse essere messo in discussione proprio perché aiutavano i valcamonici, anche questa, come erano chiamati, i valcamonici, e diventa un elemento che li porta inizialmente a dire no. E quindi ad entrare in aperto contrasto con un personaggio molto forte che era Fidalgo, che non era aduso a ricevere i piedi sul collo. Poi la cosa si risolve perché il capo della comunità, che in quel momento non c'era, Beltramo, d'imperio, decide quello che doveva decidere. E dentro una scelta strategica, che era la motivazione con cui non volevano aiutare la Valcamonica, e cioè quello di mettere insieme un legame tra le domus cittadine e quelle del contado, compresa la Valcamonica. Questo fattore che cosa dice? Dice di divisioni, di contrapposizioni, che si sono manifestate mano a mano gli umiliati, partendo dal lavoro, si sono messi nella condizione di ottenere denaro su concessione delle decisioni del comune, perché il comune gli affidava il proprio bilancio, la gestione delle proprie attività economiche, ha trasformato nel corso dei secoli gli umiliati, creando le condizioni della loro situazione. Perché il messaggio religioso a quel punto lì era più sempre su uno sfondo, la logica di potenza che li caratterizzava entrava in contrasto con altri ordini e con la curia, e il consenso della povera gente, dei poveri cristi, veniva meno. Perché è chiaro che la motivazione che è stata data a Filardo, e cioè non vi aiutiamo perché altrimenti ci si mette male con le decisioni del comune, voleva dire che la centralità non era il povero Cristo, cioè il povero, ma era la logica di potere. Io l'ho vista un po' così, forse l'autore le tira le orecchie. È un po' la differenza tra il messaggio evangelico di Don Giustani con le sentenze che hanno preso dentro la CDO in Lombardia. Spiega chi era CDO, perché magari... La Compagnia delle Opere di Formigoni. Cioè vedere, non vedere un cortocircuito tra il messaggio di Don Giustani, quello che ha fondato Comunione e Liberazione, e le trasformazioni poi in campo e di interessi, sanità e non solo sanità, dà l'idea di come a volte nella storia, non sempre, cose che sono partite con le migliori intenzioni e finiscono di segno opposto. E io che ho una tradizione comunista, vi potrei fare esempi che riguardano proprio la mia esperienza. Non so se è chiaro quello che vi dico. Grande esempio. Grazie. Grazie. Non essere riducente, perché sottolineo pure sul grande, ma per dire cioè che è giunto una certa età, oltre ad ascoltare le parole, cerco sempre di capire
quali siano la realtà. Perché non sempre le parole coincidono con la realtà dei fatti e non sempre farsi appindolare dalle parole è la cosa migliore. E quando torna indietro il nostro Giovanni, a cui avevano rubato le pecore, che era balbuziente, che non riusciva quasi, che quasi perdeva l'affetto e l'amore, persino anche di Giuditta, perché insomma, l'insegnamento più importante è stato quello. Cioè capire qual è la modalità con cui si affronta la questione, sapendo tenere direttamente connessa la scelta della parola con l'opera che viene compiuta. E questo è il campo, diciamo, iniziatico che davvero dà l'idea di come soprattutto nel viaggio di rientro, che è quello più angosciante, su cui non vi dico nulla, ma il campo di rientro è, avendo i soldi, ottenuto i soldi, diventano anche più vulnerabili da un punto di vista delle persone che cercano di impedire, a cominciare dal vescovo di Brescia, di impedire che la Domus di San Luca possa aiutare per davvero la Domus di Santa Maria. Concludo dicendo questo. Perché questo romanzo storico è importante? Perché l'intreccio di queste due storie, cioè la storia del conte del pecoraio, la storia della vita di comune, di una domus della Val Camonica e così via, si intreccia con gli umiliati e nel contempo la storia degli umiliati che hanno una caratterizzazione più ampia anche nello scontro politico, come ho cercato prima di evidenziare, rispetto alla Chiesa in quanto considerati degli eretici o parte degli eretici, eccetera, eccetera. Perché è importante? Perché questo romanzo, che ho cercato di dirlo anche nella mia introduzione, ci costringe a misurarci con il sottosuolo. Noi quando vediamo la casa costruita fuori. Ma il valore di una casa, oltre che essere in fuori, è la tenuta del sottosuolo, è le sue fondamenta. E quindi in questa storia, per me come l'ho letta, ha un grande valore l'individuazione del sottosuolo. Cioè che cosa ci dice secoli dopo il sottosuolo di questa storia. Quando dico sottosuolo, vi faccio subito degli esempi, non sto dicendo una cosa molto strana, perché in tutti i campi sempre il tema del sottosuolo è fondativo. La filosofia nasce all'insegna dell'archè, cioè di un principio fondativo della filosofia stessa, i greci. La cristianità nasce nelle catacombe, nel sottosuolo. Venendo su nella nostra storia, noi abbiamo esempi di sottosuolo in vari settori. Ad esempio, in campo letterario, lo cito lì, noi non potremmo immaginare il romanzo di Victor Hugo, I Miserabili, se non prendendo il sottosuolo di quella Parigi, delle foglie della Parigi, il sottosuolo di Dostoevsky, l'uomo del sottosuolo, Marx, cos'è la struttura rispetto alla sovrastruttura, se non il sottosuolo fondativo che è dato dall'economia e dalle relazioni economiche. Freud. Cosa è l'inconscio rispetto al conscio? Cioè quello che c'è dentro che quasi non ti accorgi che c'è e ti condiziona nel conscio. Quindi questo romanzo, a mio modo di vedere, ci aiuta in tutti i campi. In campo filosofico, cito ad esempio Severino, Emanuele Severino, è molto esplicito proprio nell'individuare nel sottosuolo, che è greca per lui, tutto
tutto lo sviluppo della filosofia così come arriva ai nostri giorni, comprendendo peraltro anche la filosofia religiosa degli agostiniani, degli ordini di cui stiamo parlando. Perché Agostino e l'altro grande maestro della Chiesa Cattolica, cioè San Tommaso, hanno come punto di riferimento due filosofi greci, cioè Platone e Aristotele. E noi ci dovremmo chiedere, ma lo abbiamo fatto un po' in uno degli incontri delle religioni, come mai riteniamo Platone e Aristotele filosofi ancora da studiare, mentre la religiosità egizia, la religiosità greca, riteniamo che sia sostanzialmente un po' pattugliera. Cioè, per dirla più brutalmente, come salviamo il pensiero filosofico di Platone e di Aristotele e non la religiosità di quella società che ha prodotto una forma religiosa non uno, ma plurireligiosa con molti dei? E sono temi interessanti questi. E qualcuno dice, ma la Trinità? Sappiamo tutti il mistero della Trinità. La figura dei santi, la Madonna, non è un modo di interpretare una religiosità che porta dentro di sé, insieme alla filosofia dei greci, le forme religiose degli egizi, anche qualcosa di quella storia lì che diciamo che non è vera, ma ce la portiamo dentro. Ecco a che cosa intendo come sottosuolo, che uno può non andare mai sotto a vedere il sottosuolo, ma ti tiene sulla casa. Non aprire mai quello sgabuzzino dove è immesso dentro delle cose che non vuol più sapere di averle. Sono cose che hai avuto. È il passato che investe sul futuro, o per meglio dire con Eliot, è il futuro che prende dentro il passato. Ecco l'importanza di questo storico, questo romanzo storico. Perché oltre ad essere un romanzo, chiamiamolo di avventura, perché c'è dentro anche un po' di thriller, quello che ti tiene serrato, l'altro elemento che ti serve è quello della testa. Ti fa ragionare ed è una cosa davvero interessante, perché unisce la valorizzazione della fantasia a quella dell'intelligenza. Grazie per voi. Grazie Claudio, il tuo intervento è sempre e ci porta sempre ai confini diciamo dell'ovvio, anzi ci fai vedere altri mondi, dalla filosofia alla politica, e ci hai fatto attraversare anche diversi luoghi col tuo intervento molto, molto interessante, anche il discorso della Grecia, filosofi e non solo, anche dei filosofi moderni. E, non a caso mi hai fatto venire in mente una citazione che mette l'autore all'inizio e dice: si pensa soltanto per immagini, se vuoi essere filosofo, scrivi dei romanzi. È di Camus, però è molto interessante questo legame. Riflessione tra il contributo, cioè tra questo romanzo e il contributo che ci ha dato Claudio, anche in riferimento alle religioni che, di cui parla poi il romanzo. Allora, io vorrei chiedere al pubblico se ci sono delle domande all'autore, e per cui sarebbero ben accette. Vi eviterò un intervento anch'io, per cui se ci sono delle domande, ben vengano. Allora, io so che quando hai scritto il romanzo
Oltre ad aver fatto ricerche per quanto riguarda canali Wikipedia, non solo, anche libri, pubblicazioni, ricerche varie, si è andato anche a visitare dei luoghi, cioè nel senso che mi ha raccontato che sia Brescia, visitando da questo punto di vista, che altre domus che rimangono. Ecco. E per cui il romanzo ha anche questi aspetti anche di territorio. Noi, come abbiamo detto, degli immediati rimane poco, nel senso, ce lo diceva anche Claudio, visita la città, ma ha incontrato gli immediati, ma non se ne è reso conto perché sono stati cancellati rispetto ad altri ordini che hanno avuto, tra virgolette, successo, perché sono stati sterminati i catari, albigensi e non solo. Perché poi sono arrivati degli ordini francescani e domenicani che comunque sono stati utili per questo cambiamento. Se ci vuoi dire qualcosa di questo, nel senso di viaggi, oppure se ci sono domande dal pubblico, volentieri chiederei di venire col microfono, che così c'è la possibilità. Beh, intanto che ci pensano, dai. Allora, vabbè, al di là dei tour turistici, di cui poi farò un accenno, mi vengo in mente, ascoltando Claudio, a cui faccio un particolare ringraziamento per avere una professione molto appassionata, no? Mi veniva in mente Albert Mark Frey, il lavoro del Frey, dove era scritto, lo sapete, sul portale d'ingresso di Auschwitz. E quindi quella gentaglia aveva questo motto: il lavoro ti renderà liberi. No? Allora, questo perché lo dico? Perché a volte le cose buone si trasformano nelle cose cattive. E le cose cattive, capita per fortuna, che a volte si trasformano in qualcosa di buono. C'è sempre una grande sofferenza in mezzo. Quindi la sofferenza, il dolore e la cifra della vita umana. Lo dico senza alcuna supponenza da dirlo, ma perché credo che tutti noi lo sperimentiamo, e anche le vicende di questi giorni in Ucraina, al di là di come la si può pensare, sono comunque una dimensione della sofferenza e del dolore. Albert Mark Frey, Lavoro rende liberi, poteva essere il luogo degli immigrati, poteva essere il lavoro è la migliore elemosina, no? Per sintetizzare. Altro che elemosina, no? Lavorate, lavorate, lavorate e pregate, ma lavorate. E questa cosa ha prodotto una grande modifica antropologica e psicologica nella gente della Lombardia. All'epoca del 1900 la Lombardia era più estesa di quella attuale. Comprendeva ad esempio Alessandria, comprendeva certe zone dell'Emilia, quindi aveva dei confini più vasti, no? Anche del Ticino, per capirci, no? E quindi una mutazione antropologica e psicologica che ha portato questa gente ad assimilare il lavoro come valore emancipatorio ed emancipativo. Claudio diceva, ma forse all'epoca la parola emancipazione non esisteva neanche, no? Forse no, io non l'ho trovato in nessuno. Però il parola emancipazione deriva dal latino, emancapio, cioè io mi limito dalla mano e mi tiene afferrato. No? E quindi l'emancipazione, che sia quella dei neri americani, che si fosse quella degli schiavi romani, è l'anelito dell'umanità, dell'uomo in quanto tale, a non essere soggetto ad altri poteri. E gli animali non tutti sono così. Noi abbiamo spesso nelle nostre case i cani e i gatti, vediamo le differenze, non mi soffermo. No, però dico, l'anelito umano è quello di emancipazione, anche della gente più squallida. Anche la gente più squallida vuole emanciparsi, vuole avere la sua libertà, vuole trovare il suo terreno, il suo territorio. E quindi, per tornare al motto, gli umiliati individuano nel lavoro una grande leva emancipatoria, e la fanno diventare un proposito quasi politico, si direbbe oggi, a differenza di altri ordini religiosi che nascono quasi contemporaneamente.
parlandone con alcuni, io ho fatto l'esempio di francescani. I francescani nascono con gli stessi intenti riformisti, riformatori, usiamo il termine corretto, riformatori della Chiesa e della vita ecclesiale. Nascono in centro Italia, no? Ma anche gli stessi benedettini, io quest'estate sono stato a visitare Subiaco, ed è una zona molto, molto importante dal punto di vista spirituale, perché chiunque va lì sente con un'energia che trasuda da quelle rocce, da quelle grotte, eccetera, eccetera. Però, mentre nel centro Italia la predicazione francescana ha battuto il tasto sulla povertà e sulla carità, l'elemosina, nel nord Italia, in particolare in Lombardia, nella Lombardia dell'epoca, gli umiliati hanno battuto il tasto sul lavoro e quindi sulla capacità attraverso il lavoro di liberarsi dalle pastoie dell'oppressione, della sopraffazione, di tutto quello che diceva Paolo. Questo senza alcuna supponenza, non voglio dirlo per dire che noi siamo più degli altri, anzi, quando tutti noi andiamo nel centro Italia ci serve di andare in paradiso, perché diciamo, ma che bello, ma non siamo parti sulla, proviamo, eccetera. Questo perché il lavoro rende libero fino a un certo punto, perché dopo può trasformarsi come vino, e come si dice, gli ha detto fare la pupica, cioè, da vino buono diventa vino andato male, no? E quindi da questo punto di vista di aver introdotto qualcosa di nuovo attraverso questa ricerca, questo romanzo, ho cercato di fare riflettere su queste cose. Un elemento caratterizzante però degli umiliati, poi vengo alla domanda, era che il lavoro era fine a se stesso. Non era un lavoro solo per il profitto, ma poi si generava anche questo. Ma io per generare la condivisione, che loro sono una prima forma di cooperativa sociale, no? Quindi loro diventano coloro che intravedono, stiamo parlando del 1200, la possibilità che lo sviluppo economico sia a vantaggio di tutti, e tutti quelli che appartenevano alla comunità condividevano i benefici. Ogni assoluto comune, tutte le cose sono di tutti. Naturalmente possiamo immaginarci che l'invidia, la gelosia, la cattiveria, eccetera, eccetera, ci fossero anche tra di noi. E difatti ne ha accennato, ha detto qualcosa di grande. Ma non solo c'era il fatto che chi risiedeva nel non sfigliare non soggiaceva ai vincoli di consanguinità, adesso io la esagero, cioè ai vincoli di originalità delle vicine. Per essere appartenenti alle vicine di Malegno o di Cividate, per fare un esempio, io stamattina ho mostrato le conto che ci sono su un bellissimo libro che ha pubblicato l'amministrazione comunale Cividate nel 1999. Il comune di Malegno era là, in cima, tutto Campello era tutto un campo coltivato, non c'era neanche una casa. Ed era il campedello della Domus, no? E tutto Cividate era quasi tutto sgombro, e c'erano le braide di Cividate. Una cosa che io non sapevo, ho trovato su quel libro lì. Non lo sapevo quando ho scritto il libro, il romanzo. La Braida è un nome longobardo, da cui deriva la parola Breda. No? E quando noi pensiamo a Breda, pensiamo a Milano, e pensiamo all'Accademia di Breda, pensiamo che le Braide erano i territori semi-coltivabili a fianco dei fiumi, generalmente paludosi. Poi comunque, quando noi stamattina guardavamo Malegno e Cividate così separati, no? Potevamo capire che cosa? Che gli appartenenti alla vicina di Malegno, ad esempio, erano solo gli antichi originali. Gli appartenenti alla vicina di Cividate erano solo gli antichi originali. Hanno dovuto aspettare il 1764, sotto Venezia, la terminazione Grimani, per poter accogliere nel loro seno coloro che almeno da 50 anni risiedevano lì. A nessuno era consentito di partecipare alle vicine, se non come antichi originari dal 1764 in poi, come residenti dopo 50 anni. Chi stava nelle domus umiliate non aveva niente di tutto ciò. Nelle domus umiliate di Malegno, di Esile, San Pietro, l'Erebo di San Pietro, Gnardo, Cenno, eccetera, poteva venire da ogni dove. Non avevano vincoli di provenienza, erano come degli apolli. Non pagavano imposte, avevano ottenuto questa esenzione. E questo era il vantaggio che aveva anche spinto la loro. E quindi dentro nella spinta industriale ed economica,
emancipativa, c'era anche l'emancipazione sociale. Condividiamo tutto. Purtroppo, per i motivi che diceva Claudio prima, che voi potrete approfondire leggendo le note del libro, ma anche cercando su molti altri documenti, perché io ne ho portate alcune, non potevo riportare tutto ovviamente, altrimenti altro che 244 note storiche, veniva fuori mille note, no? E voi potrete vedere che cosa, che questa condivisione a un certo punto porta però a delle differenziazioni. Escono delle domus più ricche di altre, all'interno delle domus si formano delle stratificazioni, no? Come al solito, e ci sono delle degenerazioni che portano al conflitto. Loro diventano importanti, ma vengono soppressi perché il loro patronato, diciamo così, la loro pastorale, la loro pedagogia in campo sociale e economico precorreva troppo i tempi. Non erano maturi i tempi storici, avrebbe detto Marx, ma non erano maturi i tempi storici. E cioè non c'era ancora un'industria, non c'era una borghesia formata, non c'era la consapevolezza di sé e di conseguenza non potevano fare. Loro si sono avventurati su quel campo, ma sono stati bastonati un po' per le degenerazioni interne, un po' perché rappresentavano un pericolo mortale per chi? Per il potere nobiliare e per il potere ecclesiastico. E non a caso, a un certo punto, nel 1571, cioè dopo 400 anni che operavano in Lombardia, verranno soppressi con una bolla pontificia di Papa Lucio III su richiesta di chi? Del protettore, del protettore del miliardo, dell'arcivescovo di Milano, San Carlo Vero. Quale comunque chiesto, non sto qua adesso a raccontarvi, ma se poi qualcuno vorrà il loro racconto, che però viene riportato nei libri come se fosse vero, come un contesto ridicolo, no? E chiede che vengano soppressi. Ma nel frattempo cos'era successo? Nel frattempo era successa la riforma protestante in Europa. 1517 Lutero porta le tesi fuori dalla cattedrale di Wittenberg e il concilio di Trento nel 1460 con la cosiddetta controriforma. Loro non ci possono più stare in quelle condizioni. Non hanno più cittadinanza e vengono cassati, i loro beni vengono venduti e vengono assegnati ad altre congregazioni, in particolare francescane, i quali nel frattempo, credi d'Assisi, a parte alcuni che sono stati mandati a Roma, si sono trasformati anche loro, sono diventati dei grandi inquisitori, i più grandi. Anche qui un'altra degenerazione di un'altra confraternita nata sotto i migliori auspici, come diceva Claudio. È diventata, fatto tutto pure quella, no? È diventata quella. Per rispondere a Marieva, così poi vediamo se c'è qualcun altro, sono andato in giro, sono andato a Brescia, di fronte al Coin, o alla Coin, come dice, c'è la chiesa di San Luca, dove c'è dentro ancora il richiamo anche a Tolini, no? Non so perché, adesso non mi ricordo più perché, c'è la chiesa di San Luca, ma in fondo a via Moretto, dove c'era il vecchio tribunale, c'è ancora l'edificio dove c'era la comunità di San Bartolomeo, no? E così c'erano quella degli orzi nuovi, degli orzi vecchi, eccetera, eccetera, perché c'erano le famiglie di Gambara, eccetera. E quindi c'erano queste, la Domus dell'Albera, eccetera, eccetera. Ma poi sono andato nel Milanese, sono andato a visitare Milan Scende, consiglio a tutti, mi piacerebbe, visto che c'è il sindaco qua, organizzare, c'è anche l'assessore Cossetti del Comune di Cividate e l'assessore della cultura di Quinta Montana, organizzare un viaggio per andare a Mirasole a vedere questa abbazia che anche appartiene all'ospedale grande, all'ospedale maggiore di Milano, che è stata trasformata anche in parte in aule per corsi universitari, no? Ed è veramente un gioiellino per come è stata recuperata e per come è ancora oggi un luogo di spiritualità e comunque anche di intelligenza imprenditoriale. E poi sono andato a Poso di Bondone, che è vicino, come San Giuliano Milanese, e dove c'è questa vecchia abbazia, che era un po' considerata la sede madre degli umiliati. Ma gli umiliati hanno sempre questa distinzione, non hanno mai avuto una struttura piramidale o un vertice, sono sempre rimasti piuttosto orizzontali.
avevano delle forme di coordinamento, eccetera, eccetera. I quattro propositi dei tre ordini si incontravano una volta o due all'anno, vedevano che cosa c'era che andava, cosa c'era che non andava, se bisognava mettere in riga qualcuno o del genere, ma non ci sono mai stati, almeno per quello che ho riuscito, provvedimenti particolari. Ecco, questo qui è quello che ho fatto, non so se ho risposto alla tua domanda, però mi piacerebbe anche sapere se c'è qualcuno che ha altre curiosità. Ecco, prego. No, no, tanto mi senti da qua. Hai acceso la curiosità, ma narraci la cosa di San Carlo Borromeo. Ha già finito. Aspetta. Adesso te la narra lui, sì. Perché ha il microfono. Hai acceso il cerino adesso. No, allora, se vi interessa, allora, a un certo punto cosa succede? Che una dei motivi di contesa con il potere ecclesiale era che il terzo ordine dei frati, allora bisogna dire che i frati prima dei francescani sono stati la prima confraternita, la prima fraternità, chiamiamola come vogliamo, ad essere istituita su tre ordini. Erano considerati, erano stati messi nell'ambito delle eresie. Poi arriva un papa intelligente, furbo, io parlandone con Claudio ho detto, papa Voitila, no? Cioè tira fuori gli umiliati dalla selva degli eretici e li vuole usare contro gli altri eretici, no? E gli chiede di schierarsi contro di loro, no? E gli dice, voi però siccome siete molto impegnati nel lavoro pratico, allora ci saranno quelli che sono monaci a tutti gli effetti, quelli che sono monaci in attesa di eccetera eccetera, e quelli che invece non hanno nessun orientamento, cioè nessun impegno monacale, e possono sposarsi e vivere con le loro famiglie anche fuori dalla comunità, dalla domus. No. Cosa succede? Che questi appartenenti al terzo ordine volevano predicare anche loro, perché andavano nelle comunità degli umiliati, se non per diffondere la parola di Dio. La parola di Dio è una parola evangelica, cioè il miglioramento delle condizioni di vita, quello che diceva Claudio. Cristiani vuol dire essere nel mondo, non nell'altro mondo. No, perché andare nell'altro mondo siamo tutti capaci, primo luogo, no, in una maniera o all'altra, ma stare in questo mondo non era facile. Quindi volevano diffondere anche loro, niente, voi non potete predicare. Allora a un certo punto cosa succede? Che il potere ecclesiastico spinge i primi due ordini ad accorparsi. E quindi il secondo ordine, diciamo così, quello ibrido, hybrid, metà elettrico e metà combustione, lo spinge sul primo ordine, quindi a clericalizzarsi, il terzo ordine. Il terzo ordine non ci sta. A un certo punto arriva San Carlo Borromeo, la sua truppa, alla porta di Breda, e dice, sono venuto per rimettere a posto le cose. E loro cosa fanno? Schierano gli armigeri e non lo fanno entrare. E a questo punto qui, lì loro si trova un compromesso, lì entra, cominciano a discutere, a litigare queste cose. Si dice che a un certo punto, mentre lui stava attraversando un corridoio, cioè, così si scrive, no? Uno di loro, degli umiliati, gli avrebbe sparato un'archibugiata che l'avrebbe sfiorato oppure l'avrebbe schivato, e quindi miracolo, 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 questo tipo che era chiamato il Farina scappa in Piemonte, lo beccano, lo portano, lo fanno confessare con i modi che conosciamo, come facevano far confessare la gente una volta, no? E dice che è in guai a tutti gli altri, no? Ovviamente dice che c'è un complotto per far fuori l'arcivescovo. A questo punto Farina viene ucciso, non so se è decapitato o che, no? E parte e San Carlo Borromeo chiede lo scioglimento degli umiliati. Questa è la leggenda che si racconta, ma io anche a Vigordone, agli amici dell'abbazia, gli ho detto, no, momento, guardate che 50 anni prima, 60 anni prima c'era stata la riforma protestante e 20 anni prima c'era stato il concilio di Trento, per cui non so se avete presente cos'è accaduto nel frattempo. E quindi la causa vera, in sostanza gli umiliati potevano essere una testa di ponte insieme ai valdesi per il protestantesimo in Italia. In Valtellina passava il cosiddetto confine del nord, come era scritto la Pica Luga, non ricordo neanche si chiama il nome, no? E passava il confine del nord perché c'era stato il Canton Grigioni era protestante. E quindi c'era un grosso pericolo per la cattolicità.
E quindi gli umiliati erano considerati dei potenziali traditori della cattolicità per questa loro trasgressività. Non accettavano di essere normalizzati, non accettavano di essere strutturati come un vertice rigido, non accettavano tante altre cose che adesso qui non voglio rimbambirvi a raccontare queste cose, e quindi questo è il caso. Sono stato a far visita, grazie a lui che è una guida del monastero di San Pietro Milanosa, vi invito tutti ad andare a vederlo a provare il disegno nella zona del Torbiere, è molto interessante. E ha fatto un librettino che è molto efficace, l'ho trovato, complimenti, è stato un bellissimo libretto che spiega in poche parole tante cose. I cluniacensi, che sono stati i primi riformatori dell'oratorio della Mora Benedettino, i cluniacensi si caratterizzano per aver messo l'accento sull'ora, sulla preghiera e sul canto corale. E quindi loro performano il benedettismo su questo, e il lavora per i monaci benedettini, sia precedenti che poi cluniacensi, era soprattutto il lavoro di scrittura, di trascrittura delle sacre scritture, no? Quindi gli emanuensi. I cistercensi che vengono dopo cominciano già a introdurre il lavoro con la Basilica Orale in Francia, ce n'è poi una anche in Italia, spesso si fa confusione, poi, no? Con la Basilica Orale, San Bernardo cominciano ad applicarsi nelle modifiche delle zone paludose. E non a caso le torbiere di Isleo, adesso io le indico così perché adesso sono delle torbiere, ma Luciano Peroni può spiegarvi che in realtà erano un po' un'altra cosa, no? Ecco, e quindi le lame, anche qui interessante la parola lame, il monastero si chiama San Pietro in Lamosa, no? In Lamosa perché deriva da un nome longobardo, lama, lame, che voleva dire palude. E quindi, perché uno passa e dice San Pietro in Lamosa. Era la Mosa. Poi da noi la parola Mosa ha anche un altro significato a volte. E quindi i cistercensi cominciano sistematicamente a unificare. Gli umiliati seguono e accentuano questa vocazione. Scusate, ho accentuato e esagerato. Se c'è qualcuno... Sì, Vittorio. L'ottimo lavoro di Daniele e dai grandi anche peccato. Non andiamo a questo, però, oggettivamente, cioè, non entro nelle questioni tecniche, non siamo in una cooperativa di una casa di vita, dove i campanti vengono curati. In questo territorio, le nostre vicine, che forse ci sono ancora. Cioè, questo libro, la discussione, la possibilità di migliorare, di rendere le condizioni dell'ora e del lavoro per tutti, poi ci parlano, però che serva come stimolo, cioè questo è il mio augurio, che serva come stimolo perché per le comunità locali, dalla comunità montana, cioè ci siano forme di associazione, di aiuto, no? E di compartecipazione, altrimenti è solo un bel libro, cioè che va invece noi dobbiamo vedere che dagli errori, dai limiti, dalle difficoltà possa venire una risposta positiva partendo da queste considerazioni. Grazie Vittorio, fatto di essere qui, ospitati dalla Pia Fondazione, il presidente Andrea Orizio, che ho scoperto che si chiama anche Fabrizio D'Andrea, questa è una risorsa, no? Avere la disponibilità è una risorsa collettiva delle nostre comunità e importante anche per l'aspetto solidaristico, come diceva adesso Vittorio. E certo, oggi la Pia Fondazione è soprattutto sul versante, impegnata sul versante così dell'assistenza, della cura. E io credo che ci debba dare un contributo minimo nel recupero della storia di questo borghetto,
E qui adesso voglio svelare quello che il sindaco di Marino ha tenuto come segreto, no? Ha detto magari non lo svegliamo. L'idea è quella di arrivare anche a formare il borghetto degli umiliati, eh? Con una ricostruzione del punce antico che c'era là vicino alla chiesa, insieme alla comunità di Cividata, alla comunità montana, no? E presenteremo un progetto appena abbiamo in mente qualcosa di più ampio, ecco, però adesso stiamo lavorando in modo tale da ridefinire questo borgo e riqualificarlo sia dal punto di vista della conoscenza storica che dall'attualità, che diventi un cuore pulsante. A Cividata abbiamo finalmente il museo romano accessibile e senza bisogno di fare percorsi strani, no? E bisogna valorizzarlo, come abbiamo un'area archeologica fantastica e che diventa compendiata, può diventare, non diventa mai niente da solo. Abbiamo passato decenni ad aspettare, adesso possono diventare compendiate e anche la Pia Fondazione con la Rosa Comuna, eccetera, eccetera, possono essere un esempio da questo punto di vista. La regola degli umiliati dietro la mora è stata trasmessa al territorio oppure è stato il territorio che, come dire, ha influenzato gli umiliati su questa regola? Faccio io? Allora, la regola che ho dietro la mora risale al 500 dopo Cristo. Benedetto, adesso sono tanti esatti, non me li ricordo, però siamo nel 6 secolo dopo Cristo. E quindi è di antica fattura, diciamo così, è di antica fattura. Questa regola, sapete chi viene detto, che San Benedetto è l'Europa, no? Perché ha ricristianizzato l'Europa che dopo con le invasioni barbariche era andata in frantumi. Cioè l'Europa romana, con la cultura antica, è andata in frantumi, e anche con l'Europa cristiana. E Carlo Magno prima del 700, ma Benedetto c'era già stato. No? E quindi, senza fare qui adesso lezioni di storia, cosa succede? Che questa regola, però, come tutte le regole, anche quella sulla resilienza, no? Quella sulla sussidiarietà, tutte queste regole, no? Sullo scherzo, su queste parole magiche che ogni tanto saltano fuori, che ci appassioniamo, sono sempre regole astratte che devono essere incarnate. Allo stesso cristianesimo è un insegnamento da questo punto di vista. Per trasmettere una religione e farla diventare comune, ha dovuto incarnarla in un corpo umano, nel corpo di Gesù Cristo. Perché altrimenti rimaneva una cosa così filosofica e non, cioè, non diceva cosa, però qualcosa di astratto. Quindi la regola benedettina trova il modo di incarnarsi nei territori in modo diverso da territorio a territorio, in modo diverso da fase a fase, da secolo a secolo. Allora consideriamo che l'Italia, oltre che tutta l'Europa, è stata attraversata da chi? Dai Goti, dai Visigoti, scusate, dagli Ostrogoti, Teodorico, Ravenna, eccetera. Visigoti, no? Alarico, sono arrivati perfino in Spagna e così via, no? Dagli Unni di Attica. Erano tutte popolazioni cristiane, ma ariane, non ariane come razza, ariane come interpretazione della parola di Dio cristiano, no? E poi c'erano i bizantini, che dal 1054 sono di vinto bizantino, cioè c'è stato lo scisma. Quindi c'è un manicomio, no? C'è un manicomio, bisognava in qualche modo applicare questa pastorale in territori che avevano storie diverse e che avevano vicende diverse. Considerate ad esempio, parlato prima di San Pietro in Lamosa, andate un po' più in giù a Rodermo Saiano, ci ho messo una nota, a un certo punto mi sono chiesto ma perché si chiama Saiano, andiamo a cercare Saiano e deriva dai franchi Sali, che erano i Merovingi, erano una popolazione germanica che si era spazzata sul fiume Sala, che oggi si chiama Ussel, dove c'è Ussel, la città di Ussel, no? E che hanno prevalso nelle guerre interne tra varie tribù germaniche. Allora, a Rodermo Saiano c'è un monastero molto importante, e ho cercato di dire perché il nome Saiano,
ma è molto difficile, bisognava farsi continuamente, e quindi la regola benedettina precede, ma precede nella misura in cui si radica sul territorio, e probabilmente in queste valli, ma non solo in queste valli, anche in tutta la Lombardia, che aveva, era importante come luogo di snodo mondiale, di snodo di passaggio di commercio, come varie, Milano è importante, cioè, lo sappiamo, c'è bisogno quasi di percorrere tutte le tappe, e chi in queste valli c'era della gente che era abituata a esercitarsi nel lavoro, perché già al tempo dei Romani, i Romani avevano favorito i cosiddetti dissodatori, cioè coloro che dovevano dissodare le selve, come vediamo poi la Valcamonica oggi, era tutta una selva al tempo dei Romani, quando arrivano i Romani era tutta una selva. I dissodatori dissodano buone parti, e verranno anche chiamati i terrazzani. In qualche documento invece dei vicini si trova terrazzani. Perché terrazzani? Perché avevano dissodato le coste e avevano costruito le terrazze per coltivarle. Quindi c'era già una predisposizione, diciamo, empirica, no? Se volevi mangiare, ma loro portano la regola, lavoro in modo organizzato, però non lavoro per conto tuo. Lavoro in comunione, in comunità, e questa regola per 400 anni ha prodotto risultati. Proprio perché ne ha prodotti troppi, a un certo punto è stata, e forse lo sviluppo capitalistico di cui oggi noi ci lamentiamo, no? C'è un bel passaggio qua in questo libretto di San Pietro di Navosa, e si dice in cui si dice qualcosa di questo genere, naturalmente adesso non lo troverò, no? E insomma, dove si dice che i mali nostri di oggi, l'eccessiva attenzione al profitto, al guadagno, eccetera, eccetera, deriva probabilmente dal fatto che quella via che loro avevano individuato non solo non è stata continuata, ma è stata stroncata. Non so se ti ho risposto. Sì? Chiederti una cosa, ho detto solo via, non so mai se è solo dall'argomento, però dico che sei stato là da me, noi abbiamo i disizzini, che praticamente sono quasi paralleli a questa classe degli altri. Non so se tu durante le tue ricerche hai trovato dei parallelismi che si sono incrociati con quelle cose qua, anche se sicuramente i disizzini o tutti arrivano probabilmente dopo, ma nascono comunque nella metà del 200 in quelli per tutti. Sotto altre forme. No, io non arrivo più tardi di Sprini, non arrivano subito quella volta. Noi abbiamo un amico e socio del circolo di Slani, capito? Che è un disciplino, cioè ci sono ancora discipline. Fanno una sfilata tutti gli anni, eccetera, con i costumi, con queste cose qua, e lui è un grande conoscitore di questa scelta dei disciplini di cui voi parlate qua, però io non ho trovato, so che ci sono, no, nel 1200 non l'ho trovato, per quanto riguarda il 1200, all'inizio, io parlo dell'inizio del 1200, il romanzo è stato nel 1211, non potevo affrontare tutta la cosa, altrimenti ci volevano cicloteria, e non sarei stato neanche capace di fare. Ecco, il paziente volevo leggere, nel frattempo l'ho trovato. E dice, in questa fase storica, in cui un certo tipo di sviluppo consumistico e affaristico sta mostrando la porta, il futuro può essere assicurato da un diverso modo di produrre, consumare e vivere, orientato alla qualità della vita e perciò rispettoso del patrimonio culturale e ambientale. L'intera operazione del monastero di San Pietro di Lamosa è collocabile in tale dinamica epocale. Questo libro non è recentissimo, ma io credo che questa osservazione sia calzante, parlando degli immediati. Loro avevano intravisto una via, sono stati bloccati. Forse sarebbero degenerati comunque, come abbiamo detto, no? Come anche i francescani, così, no? I domenicani,
Io sono stato in Francia, per tornare, sono stato dal sud della Francia 2 anni fa a visitare i luoghi della crociata anti-albigese. Innocenzo III, il Papa che ha recuperato gli umiliati e che li ha istituzionalizzati nel 1901, ha anche indetto la crociata contro gli albigesi. Gli albigesi erano i catari. I catari sono stati così chiamati dalla città di Albi, no? Però i catari erano diffusi dappertutto, in particolare a Tolosa. Tolosa è una città fondata dai Visigoti, no? Dove ci fu di più un concilio visigoto con un arcivescovo che veniva da Costantinopoli. Pensate voi come facevano a fare quei percorsi, andavano in nave, però ci volevano mesi e mesi, no? Sono andato là e ho visto la cattedrale della Maddalena a Béziers, dove furono uccisi tutti gli abitanti, 20.000 persone, compresi bambini, donne, eccetera. E c'è scritto fuori dalla cattedrale una targa che ricorda questo episodio, che dire anche un bel coraggio a scriverlo, cioè un pelo sullo stomaco perché non è proprio... c'è scritto questa cosa e tutti, ma perché, non è che fossero tutti capi. Si rifiutavano di consegnare i cadaveri ai crociati che erano nati per bruciarli, perché li bruciavano vivi, no? Cioè, sono stato a Montfort, ne hanno bruciati 68 dopo un assedio che hanno dato un anno. Li hanno dovuto uccidere perché non avevano più da mangiare, perché li hanno portati giù, li avevano messo salvo la vita e li hanno bruciati tutti. In questo momento ci sono ancora. Allora, voi pensate a questa degenerazione della crociata contro gli albigesi. Nascono i domenicani. Domenico, quello che poi è diventato San Domenico, mi scappa il nome di Guzman, San Domenico, dice dobbiamo fare le stesse cose che fanno loro, siccome loro si fanno i poveri e vanno in giro a predicare la parola di Dio, eccetera, eccetera, e stanno tra la gente, e la curano tra la gente. Siete forse un uomini perfetti, perché no, io si chiamavano perfetti, dovete fare così anche voi, no? E allora costituiscono delle squadre di fatti, di dottori, che vanno in giro a fare le stesse cose, e poi e si mettono con la croce davanti alla crociata e a fare queste cose. Quelle croci che a me danno molto fastidio, allora stamattina abbiamo condiviso la essa qui nella chiesetta col parroco, no? Quelli di Marino, quelli che conosco, sanno che non sono un particolare frequentatore di messa, eccetera, però ho chiesto che venisse fatta per l'appunto, perché mi sembrava una cosa giusta, visto che dovevamo visitare la chiesa, no? Però quando l'altro ieri vedevo in televisione queste vicende dell'Ucraina e vedevo questi pelle con la croce in mano a benedire i soldati, veniva la pelle d'oca. C'è ancora la croce che viene usata invece che per predicare la pace e il perdono, come per fortuna predica il Papa attuale, viene usata per predicare la guerra. No? Ecco che queste guerre ci sono sempre state e hanno sempre portato disastri inimmaginabili che hanno lasciato un strascico di cattiveria nell'umanità di cui portiamo continuamente l'impronta e il tatuaggio addosso. No? E liberare, come diceva Arnaldo da Brescia, la religione dalla politica, no? Separare il potere temporale dal potere spirituale, forse potrebbe essere, come dice il Papa Francesco oggi, forse potrebbe essere una ricetta buona. Ci sono altre domande? Se no... Chi vuole il libro, sì. E chi invece volesse sappia che c'è in quasi tutte le librerie.